Manifestazione questa mattina a Palermo indetta dalla CGIL e dalla UIL contro la manovra economica del governo Meloni. A Trabia una donna minacciata e violentata da un bengalese di 39 anni. Palermo, l'insegnante di 46 anni morta dopo il vaccino anti-Covid, la procura chiede il rinvio a giudizio per il medico. Crollo la scorsa notte al borgo antico di Cassibile, urge consolidamento e restauro. A Trapani e allarme salmonella, l'ASPA ha diramato una nota urgentissima per avvisare i sindaci dei 15 comuni di limitare l'uso dell'acqua della rete idrica comunale. Catania nasconde nelle valigie 60 kg di sigarette di contrabbando, la Guardia di Finanza ha bloccato nell'aeroporto Fontana Rossa un passeggero greco. Dalla regione 37 milioni di euro per sostenere i comuni in difficoltà finanziaria. Derby siciliano in Serie A1, l'Ortigia in Basca a Terrasini. Straordinariamente DR5.0 unica a 17.900 euro, grazie al super bonus rottamazione valido su tutta la gamma DR. Corri in concessionaria. Nova Auto, concessionaria Evo e DR, via Elorina 130, Siracusa. Qualità, professionalità e tecnologia sono le caratteristiche che contraddistinguono Physiorem Medical Center, una struttura polidiagnostica con più di 10 anni di esperienza, specializzata in diagnostica radiologica e riabilitazione fisica, che si serve di attrezzature e strumentazioni all'avanguardia. Il sistema di risonanza magnetica Open Mark 5000 rappresenta la nuova generazione di risonanza magnetica a medio campo. Questo sistema combina le elevate prestazioni dell'alto campo con il vantaggio di un'architettura aperta. Questo permette di ridurre sensibilmente la sensazione di ansia del paziente. Dotarci di questo macchinario ci permette di ampliare la domanda di esami diagnostici per quanto riguarda l'osso articolare. Adesso riusciamo a dare anche un'offerta per quanto riguarda la parte neuro. Physiorem Medical Center, sedi operative a Siracusa in via Franca Maria Gianni 64 e a Modica al centro commerciale La Fortezza. Manifestazione questa mattina a Palermo indetta da CGIL UIL contro la manovra economica del governo Meloni. Mentre la Sicilia muore di sete e da fame di lavoro retribuito, sicuro, non precario, il vice premier di questo governo, Matteo Salvini, sa solo parlare di ponte sullo stretto. È una vita che alla Sicilia e al sud si continua a promettere il ponte che non c'è e mentre viene negato l'essenziale. La spallata definitiva a questo diritto vorrebbe darlo con l'autonomia differenziata, che ora è franata grazie alla Corte Costituzionale, ma iniziata a franare sotto le picconate di 1.300.000 firme di cittadini e cittadine a sostegno del nostro referendum abrogativo. A dichiararlo il segretario organizzativo nazionale della UIL, Emanuele Ronzoni, e la segretaria generale della UIL Sicilia, Luisella Lionti. Sulle ragioni dell'iniziativa, Ronzoni e Lionti hanno sottolineato la richiesta di un confronto vero con un governo che preferisce girarsi dall'altra parte per non sentire e non vedere il paese reale, quello che oggi è in piazza in tutta Italia. Mettere al centro il lavoro, rinnovare i contratti che 5 milioni di lavoratori continuano ancora ad aspettare da tanto, troppo tempo. Redistribuire la ricchezza per restituire un po' di equità a questo paese, hanno aggiunto i due esponenti del sindacato delle persone. Queste non sono pretese ideologiche, né regole da missione impossibile, sono invece proposte serie per risposte serie ai bisogni di chi non ce la fa più.
Un cittadino bengalese di 39 anni è stato fermato dai carabinieri di Termini Imerese a Trabia, poiché ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale aggravata nei confronti di una giovane donna straniera. Le indagini condotte dai carabinieri, sotto il coordinamento della Procura di Termini Imerese, hanno permesso di raccogliere elementi accusatori nei confronti dell'individuo, a carico del quale l'autorità giudiziaria, condividendone le risultanze indiziarie raccolte, ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto che è stato immediatamente eseguito. La vittima, nel pomeriggio di venerdì scorso, essendo ritornata in treno, è giunta alla stazione ferroviaria di Trabia, dove attendeva di essere prelevata da un conoscente, veniva avvicinata dal 39enne, il quale, vantando conoscenze comuni, si offriva di accompagnarla a casa con il proprio mezzo. La donna denuncia che, durante il tragitto, anziché recarsi presso il domicilio, la portava con un pretesto presso la propria abitazione e, una volta fatta scendere dal mezzo, la trascinava dentro, aggredendola e, sotto la minaccia di un coltello, la costringeva a subire violenze sessuali. Dopo l'evento, la vittima riusciva a darsi alla fuga e a chiedere aiuto, venendo soccorsa dal personale sanitario. Le investigazioni, attraverso l'acquisizione delle immagini tratte dai sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di individuare l'autore della violenza, che veniva identificato dai militari della stazione di Trabia. Il giudice, per le indagini preliminari del tribunale, ha convalidato il fermo di indiziato di delitto, disponendo per l'indagato la permanenza in carcere. La Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio del medico Vincenzo Fazio, oggi in pensione con l'accusa di omicidio colposo. Fazio ha somministrato il vaccino AstraZeneca contro il Covid a Cinzia Pennino, l'insegnante del Don Bosco, 46 anni, deceduta il 28 marzo del 2021 a distanza di 17 giorni dalla prima dose. L'insegnante si era recato una prima volta nel lab vaccinale, ma il medico, seguendo le direttive dell'Istituto Superiore di Sanità, non le fece il vaccino perché obesa. A distanza di qualche giorno a farle il vaccino fu il medico Vincenzo Fazio. La morte fu causata da una trombosi. I familiari della vittima si sono costituiti parte civile. Alla prossima udienza del 12 dicembre sarà la volta della difesa. Infine la decisione del giudice per l'udienza preliminare. Crollo la scorsa notte al Borgo Antico di Cassibile. L'episodio evidenzia le condizioni precarie in cui versa questa importante area storica, la cui tutela è fondamentale non solo per la sicurezza dei suoi abitanti, ma anche per la salvaguardia del nostro patrimonio culturale. La segnalazione è stata inviata dal consigliere comunale alla regione, al sindaco, alla soprintendenza e al prefetto. Il crollo avvenuto nella notte è l'ennesimo segnale di un pericolo che potrebbe avere conseguenze devastanti per l'incolumità delle persone che vivano e vistano il borgo. Ma anche per la perdita di un bene di rilevanza storica che racconta la nostra identità. Da qui la richiesta di un intervento urgente di consolidamento e restauro che possano garantire la sicurezza degli edifici e la conservazione del patrimonio culturale. Sarebbe opportuno, conclude il consigliere comunale, iniziare un piano di monitoraggio continuo per evitare che simili episodi possano ripetersi e causare danni irreparabili. I carabinieri di Belpasso, supportati dai tecnici della società elettrica Enel, hanno effettuato verifiche su attività commerciali e abitazioni private. I controlli hanno riguardato una palazzina di una zona periferica del paese, composta da 8 appartamenti, dove per tutti i contatori presenti era stato effettuato un allaccio abusivo diretto alla rete elettrica nazionale, causando ammanchi per più di 20.000 euro. Tutti gli 8 condomini sono stati denunciati per furto aggravato di energia elettrica. Un intero palazzo abitato da operai e casalinghe che non pagava bollette, ma negli appartamenti erano presenti numerosi climatizzatori e stufe elettriche, oltre ad altri elettrodomestici ad alto assorbimento di corrente. All'interno della zona industriale portuale di Augusta, a fuoco un cumulo di rifiuti.
Sul posto, in un'area di lavoro recintata, una pattuglia della Guardia Costiera e i Vigili del Fuoco che hanno lavorato per molte ore per spegnere le fiamme. Secondo i pompieri, l'origine del rogo è stato verosimilmente doloso. L'area è stata sottoposta a sequestro penale con deferimento all'autorità giudiziaria per incendio doloso e deposito incontrollato di rifiuti. La polizia di Catania, coordinata dalla Procura, ha fermato 4 presunti scafisti sudanesi di età compresa fra i 21 e i 30 anni per favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina. I fatti risalgono allo scorso 20 novembre, quando nel porto di Catania è attraccata la nave ONG Aita Mari, con a bordo 53 migranti soccorsi in acque internazionali. Ultimate le operazioni di accoglienza, i migranti sono stati trasferiti in struttura dove è proseguita l'indagine degli investigatori della squadra mobile. Il gommone sul quale viaggiavano i migranti era partito giorni prima dalle coste libiche, dopo lunghe ore di navigazione, ed era poi stato costretto a fermarsi a causa di un'avaria. Le testimonianze raccolte hanno permesso di delineare il ruolo dei 4 sudanesi, i quali, unendosi al restante gruppo di migranti solo nelle fasi immediatamente precedenti alla partenza in mare, avrebbero assunto il comando dell'imbarcazione, collaborando fra di loro con diverse mansioni. A comprovare il quadro indiziario convergerebbero anche gli esiti delle perquisizioni eseguite nei loro confronti, dal momento che sono stati trovati in loro possesso alcuni dispositivi elettronici riconducibili al ruolo che avrebbero rivestito sull'imbarcazione durante la lunga traversata in mare. Il provvedimento di fermo è stato convalidato dal GIP, che ha applicato ai 4 stranieri la misura cautelare della custodia in carcere. La Guardia di Finanza e l'Ufficio delle Dogane di Catania, durante i controlli, hanno bloccato all'aeroporto Fontanarossa un passeggero greco proveniente da Sharm el Sheikh che ha tentato di introdurre 60 kg di sigarette di contrabbando. L'ispezione delle valigie da stiva ha permesso di rilevare il contenuto nascosto, cioè 290 stecche di sigarette prive di contrassegno di Stato. Le sigarette, probabilmente destinate al mercato catanese, sono state sequestrate, mentre il viaggiatore è stato arrestato. Il fenomeno del contrabbando di sigarette attraverso lo scalo aeroportuale di Catania è da tempo sotto la lente d'ingrandimento delle Fiamme Gialle Etnee e dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane. Proprio pochi giorni fa è stato registrato un caso analogo che ha visto protagonista un cittadino bielorusso col sequestro di 244 stecche di sigarette. La squadra mobile di Caltanissetta ha eseguito nella giornata di ieri l'ordine di carcerazione nei confronti di 3 esponenti della Stidda Gelese per i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione, rapina, detenzione di armi e droga. 3 i condannati con sentenza definitiva dalla Corte d'Appello di Caltanissetta, un 52enne, un 42enne ed un 56enne che devono espiare le pene residue per una totale di oltre 7 anni di reclusione. Le misure ricadono nell'ambito dell'attività d'indagine condotta nel 2019 denominata Stella Cadente, che ha permesso alla squadra mobile di sferrare un duro colpo all'organizzazione criminale di tipo mafioso conosciuta col nome di Stidda. I condannati sono elementi di spicco della citata famiglia mafiosa, impegnati per di più in attività di estorsione, rapina e spaccio di sostanze stupefacenti al fine di alimentare la crescita ed il potere dell'organizzazione mafiosa. L'azienda sanitaria di Trapani ha diramato ieri sera una nota urgentissima per avvisare i sindaci dei 15 comuni di limitare l'uso dell'acqua della rete idrica comunale. È stata la stessa Sicil Acque a comunicare la presenza di salmonella nella rete di distribuzione. Il batterio presente in rete costituisce fattore di rischio significativo per l'acqua in distribuzione, scrive il direttore del Dipartimento Prevenzione Francesco Di Gregorio. L'invito ai sindaci è quello di adottare un'ordinanza col divieto di potabilità dell'acqua in distribuzione fino al superamento della non conformità segnalata. L'ASP di Trapani ha suggerito altresì alcuni sistemi di potabilizzazione di emergenza suggeriti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ossia la bollitura prolungata dell'acqua o l'aggiunta di amuchina nelle vasche comunali di accumulo.
37 milioni di euro dalla Regione per sostenere i comuni siciliani in difficoltà finanziaria. Sono le risorse previste in 5 decreti emanati dall'assessore regionale alle autonomie locali, destinati ai piani di riequilibrio finanziario degli enti locali. Si tratta di interventi in favore dei comuni siciliani in condizione di sofferenza, in procedura di riequilibrio o di dissesto, evidenzia l'assessore Messina, che per la prima volta sono stati adottati dalla Regione. Con i contributi puntiamo a favorire la fuoriuscita dal dissesto, garantendo contemporaneamente l'erogazione di servizi essenziali e la gestione delle attività di ordinaria amministrazione. In particolare, un primo provvedimento di 12 milioni e mezzo di euro è destinato a 56 comuni, con popolazione fino a 25.000 abitanti, in dissesto finanziario alla data del 30 settembre del 2024 e a quelli che hanno chiuso il dissesto successivamente al 31 dicembre 2022. In questa sezione figurano 6 comuni del Siracusano: Buscemi, Floridia, Lentini, Noto, Paichino e Rosolini. Altri 2 milioni e mezzo di euro sono destinati ai comuni di Palermo e Messina. Un altro decreto da 11 milioni e mezzo di euro assegna risorse a 23 comuni per la copertura delle passività inserite nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale, con una suddivisione basata sul numero degli abitanti. Fanno parte di questo elenco i comuni siracusani di Avola e Canicattini Bagni. A quelli con popolazione fino a 15.000 abitanti, che nell'anno 2021 sono stati destinatari di un contributo statale, vanno 2 milioni di euro. Infine 8 milioni e mezzo di euro sono stati assegnati a comuni delle province di Caltanissetta, Catania, Messina e Trapani per la copertura delle passività nei rispettivi piani di riequilibrio finanziario pluriennale e che avevano richiesto il ricorso al fondo di rotazione. Da oggi disponibile sul sito istituzionale del Comune di Priolo e presso l'Ufficio Servizi Sociali le istanze per richiedere il voucher spesa. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per le ore 12 del 12 dicembre 2024. I buoni potranno essere spesi soltanto presso i negozi di Priolo e per questo è stata pubblicata anche la manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di esercizi commerciali, farmacie e parafarmacie disposti ad accettare i voucher. Il nostro obiettivo, afferma il sindaco Pippo Gianni, è duplice. Aiutiamo le famiglie in difficoltà e al contempo supportiamo le nostre attività commerciali. Per un componente verrà riconosciuto un buono di 150 euro, per due componenti un buono di 200 euro, per tre o più componenti un buono spesa di 250 euro. Civiltà Celesti del compositore e concertista Vincenzo Zitello arriva in Sicilia in occasione della 17ª edizione di Note per Lucia, appuntamento musicale organizzato da Kairos e dalla deputazione della Cappella di Santa Lucia per la festa della martire siracusana. Il concerto Civiltà Celesti, Note per Lucia, si ispira al cantico delle creature di San Francesco, evocando i quattro elementi del cantico. Un lavoro particolare perché sempre con le due arpe, un'arpa molto antica che si chiama Clarsac, che è un nome gaelico, insieme a un violinista Fulvio Renzi, un collaboratore trentennale con me per una serie di lavori che abbiamo fatto 7-8 dischi insieme, per cui molto lavoro. È un percorso legato all'idea proprio della natura, una specie di ricongiungimento col senso più puro che esprime poi alla fine Francesco, del ritrovare se stessi attraverso la natura, perché la natura non muta, la natura ha, come dire, una specie di condizione continua che permette una riflessione molto più profonda, mentre invece noi siamo comunque sempre attratti da novità, molto, a volte molto superficiali, che servono sì a muovere l'anima, la vita, però la cosa importante è avere questa stabilità che è legata comunque a una parte spirituale dell'uomo. Vincenzo Zitello, primo divulgatore dell'arpa celtica in Italia, con Fulvio Renzi al violino, daranno vita ad un concerto sonoro unico. Sono molto felice di essere qui per la prima volta, qui a Siracusa, e con Vincenzo abbiamo questo suo concerto in cui io suono il violino e il violino baritono, che è un violino che suona un'ottava sotto, diciamo, è tra il violoncello e la viola. E niente, l'approccio alla musica è totalmente emozionale, ecco, quindi c'è la musica ovviamente composta, scritta, registrata,
però poi nel live ovviamente molto 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 emozionale. Ci siamo accorti di questa nuova applicazione di intelligenza artificiale che riesce a riprodurre il timbro della voce, riesce a scrivere il testo in qualsiasi lingua, riesce a mettere insieme tutti gli strumenti in qualsiasi genere di musica, però alla fine ciò che resta è il rapporto diretto con lo strumento, con la vibrazione del legno, diciamo. I concerti di Vincenzo Zitello si terranno a Carlentini e Belpasso, a Siracusa, domenica 1 dicembre alle 20, nella chiesa di San Pietro Apostolo ad Ortigia. Un derby è sempre un derby, anche quando non vale un posto nelle zone più alte della classifica. Protagoniste Ortigia e Telimar, che si troveranno di fronte per la prima volta in stagione domani pomeriggio alle 15 presso la piscina comunale di Terrasini, nel match valido per l'ottava giornata di Serie A1. Il Telimar, che quest'anno non partecipa alle coppe, è sesto in classifica con 10 punti, in compagnia del Trieste, mentre l'Ortigia, impegnata anche in Eurocup e con buone possibilità di qualificarsi agli ottavi, ha avuto un inizio complicato in campionato, con solo 2 vittorie su 7 gare giocate e 6 punti che valgono l'11° posto. Domani non sarà facile, ma è obbligatorio provarci. Pronostico ovviamente impossibile, perché il derby è una partita aperta a ogni risultato. Alla vigilia, coach Stefano Piccardo fa il punto sulla formazione e sul lavoro svolto dal gruppo in questi giorni, finalmente privi di turni infrasettimanali di Coppa. La squadra sta bene e i 13 effettivi sono tutti arruolabili.